Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo tutorial. Quest'oggi vi spiego come realizzare dei divisori in modo semplice. Per questo progetto io andrò a utilizzare della carta a scrapbooking che ho trovato in un negozio locale di Homemade e andrò a realizzare i divisori per la mia nuova a Vanderspec che vi ho mostrato già in un precedente video. Vi linko il video nel box informazioni se siete curiosi di vedere una recensione a proposito della mia nuova Touch Me Agenda. Per questo progetto ricordatevi di proteggere il vostro tavolo con un tappetino da taglio o con un cartoncino rigido in modo da appunto proteggere la superficie sottostante e potete anche utilizzare dei cartoncini o delle copertine di giornale nel caso lo vogliate o persino dei vecchi calendari. Io per questo progetto utilizzerò questa carta del brand On Trend 2 di Jen Allison. È questa splendido motivo floreale con degli elementi in foil e ovviamente vi serve anche un coltellino da taglio ben affilato, una matita e un righello e una pagina della vostra agenda da utilizzare come template per andare a tracciare i bordi del divisorio. Io invece di utilizzare una pagina dell'agenda andrò a utilizzare delle mascherine del brand Love Cynthia che ho acquistato poco tempo fa e che trovo veramente veramente utili su base quotidiana. Anche qui per queste avevo fatto un video, ve lo lascio sempre come link nel box informazioni. Quindi prendo una mascherina e cominciamo a preparare i nostri divisori. Per prima cosa andiamo a girare all'incontrario, praticamente questo sarà il retro dei miei divisori, e utilizzo il retro per andare a tracciare un template dei miei divisori. Quindi io voglio utilizzare solo un pezzo di cartoncino invece di fare divisori diversi, ma voi potete davvero sbizzarrirvi, acquistare le carte che più vi piacciono oppure utilizzare le riviste che più vi piacciono per fare divisori di colori diversi. Io cerco di tenere la mia agenda molto sobria e uso sì del colore ma non troppo, quindi andrò per una carta sola. Per prima cosa vado a decidere in che verso saranno i miei divisori, questo perché quando appunto sul retro del divisorio avrò comunque un pattern, perché questa carta è a due motivi davanti e dietro, quindi devo decidere se voglio il retro in questo senso o se voglio il retro nell'altro senso. E comincio a tracciare il mio divisorio. Ora, prima di tracciare l'altro divisorio, con un righello decido quanto in là dovrò sporgere il mio tab e in questo caso ho deciso di farlo sporgere di circa un centimetro, quindi traccio una riga a un centimetro di distanza dalla riga precedente e inserisco di nuovo un altro template. Seguendo la matita che ho appena tracciato, taglio i miei divisori. Ora devo appunto scegliere il tab, che è quella piccola linguetta che sporge dalle pagine che vi aiuta a trovare la sezione con facilità. Per farlo avete diverse opzioni. Una opzione è tracciare da dei divisori che arrivano con l'agenda i bordi
e praticamente ricreare così i divisori che trovate nell'agenda. Oppure potete usare delle mascherine, come quella che ho qui o come questa qui che si trova nei negozi per bambini o nei negozi di articoli per il disegno, per creare delle tab di diverse forme e dimensioni. Io credo che terrò i tab molto semplici, quindi andrò per un profilo squadrato con immagini appena arrotondati, ma voi potete appunto sbizzarrirvi come volete. Ora, siccome voglio tre divisori, semplicemente andrò a prendere la mia lunghezza, o meglio l'altezza della mia pagina, che è 171 mm, la dividerò per tre. Prendo il mio righello e sempre sul retro calcolo 57 mm. E marco 57 mm. Vado dall'altra parte . Aggiusto il taglio se ne ho bisogno e marco anche qui 57 mm. Unisco i due punti tra loro e questo qui sarà il mio primo tab da 57. Ora taglio dal punto in giù e dalla linea fino all'altra linea. Ed ecco qui il mio tab. Ora voglio arrotondare gli angoli. Purtroppo la macchinetta che io, che è un puncher per arrotondare gli angoli, mi arrotonderebbe l'angolo soltanto sugli esterni e se tento di tagliare questo piccolo angolino il punch mi farebbe una linea retta anche all'interno del divisorio, veramente non estetica. Quindi mi aiuto con una mascherina dove ho un bordo arrotondato e con la matita traccio l'arrotondatura. Ora con una piccola forbicina di precisione stondo l'angolo. Mi aiuto con il mio stencil per creare i miei divisori. Prendo la mia rapesco, ma voi potete usare anche un punch classico oppure
un punch per quella ad anelli, semplicemente utilizzando un buco solo e utilizzando il punch in maniera obliqua in questo modo. Lo mettono in contrario in modo che veda dove sono i buchi. Premo, però quando premo giro il divisorio dal basso in modo tale che la carta che viene tagliata, cioè la carta che era nel foro, cada verso il basso e non vada in questo modo a rovinare il meccanismo del rapesco. Ed ecco il mio divisorio tagliato. Come detto, quello centrale sarà nell'ordine inverso, ma a me va bene così. Ora, io non ho laminato i miei divisori, ma se volete avete una laminatrice, potete ovviamente procedere con il processo di laminazione e avere quindi i vostri divisori poi plastificati. Io non lo faccio perché i divisori, se plastificati, prendono ovviamente più spazio in agenda, ed essendo che i millimetri che abbiamo in agenda sono preziosi, perché ovviamente meno divisori spesso abbiamo, più pagine possiamo andare a inserire, preferisco limitare il contenuto di pagine laminate nella mia agenda, quindi li lascio così, ma voi potete comunque procedere con la laminazione o plastificazione, che più si voglia. Quello che però mi piace fare è laminare soltanto il tab, e vi faccio vedere come. Il nostro tab è laminato, quindi diventa anche più resistente, anche se abbiamo le mani un po' unte, un po' sporche, non si va a rovinare il divisorio. Potete ripetere l'operazione anche per i buchi, se volete fare in modo che il divisorio diventi più resistente quando andate a aprire e chiudere la vostra sezione. Io non lo faccio perché, come vi dicevo, non ho riscontrato nessun tipo di problema utilizzando la carta scrapbooking così com'è, e preferisco limitare proprio l'ingombro dei divisori stessi all'interno dell'agenda. Lo faccio con tutti gli altri divisori e vi faccio vedere il risultato finale. E questo è il risultato finale. Spero che questo video vi sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!